Il pezzotto, manufatto simbolo della cultura contadina artigianale e patrimonio di comunità, sarà il protagonista dell'edizione 2019 di Ambria Jazz Festival che prenderà il via mercoledì 3 luglio a Castione Andeveno, l'Auditorium Trabucchi. Elemento chiave della tradizione valtellinese, il tappeto di strisce di cotone colorato è ambasciatore della nostra storia. Un ideale ponte fra passato e futuro, così come da anni lo è la musica proposta dal sodalizio culturale, che ha permesso di portare il grande jazz in valle grazie alla nota kermesse musicale in scena ogni anno nel mese di luglio e presentata questa mattina nella Sala delle Acque del BIM. Come nelle passate edizioni, il Comune di Piateda rinnova quale ente capofila la collaborazione con il Festival. Siamo all'undicesima edizione, orgogliosi di decimo anno. La novità, vabbè, noi diamo sempre ampio spazio ai giovani. Cerchiamo sempre di dare una rassegna molto variegata, non solo di musica jazz, ma cercando di guardare anche le varie proposte musicali che ci sono che ci vengono proposte, perché poi è un lavoro fatto a quattro mani con i musicisti. Loro ci propongono, noi capiamo le loro idee e poi mettiamo insieme il progetto come un vero e proprio laboratorio. Il nome Ambria è appunto un toponimo di una località importante per Piateda, storica, e quindi a noi fa piacere continuare questa collaborazione forte che nel tempo si è sviluppata, creando anche capacità con altri comuni, con altre realtà. Ambria oltretutto quest'anno avrà anche la possibilità con il progetto degli emblematici di rivedere, rivivere e comunque essere studiata la Valle del Ferro sopra Venina, quindi diciamo riusciamo a mettere insieme tutti vari aspetti culturali partendo sempre dalla musica. Anche quest'anno le tappe del festival interesseranno diverse località della valle, filo conduttore delle esibizioni, i quattro elementi naturali, aria, acqua, terra, fuoco. Variegate e curate nel minimo dettaglio, le performance musicali si svolgeranno come consuetudine in luoghi di interesse storico, architettonico e paesaggistico di pregio. Come sempre gli artisti invitati ad esibirsi sono scelti fra professionisti affermati nel panorama jazzistico italiano, europeo e non solo. Ampliamo non solo nel campo musicale ma anche in proposte di turismo culturale, perché ci saranno dei cammini tematici e insieme al concerto abbiniamo delle proposte proprio per conoscenza e valorizzazione del territorio. Un festival che rappresenta una garanzia di qualità fin dagli esordi. La storia di Ambria Jazz è partita a tre comuni come realtà tra Piateda, che è capofila del progetto, Sondrio e Montagna. Oggi siamo diventati 17 comuni e collaboriamo anche con Poschiavo, con la Svizzera, siamo contenti anche di questa scelta. L'edizione 2019 di Ambria Jazz Festival si chiuderà il 10 agosto alle 21 a Teglio, nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Besta, con un personaggio a palazzo.